Caritas sin dal primo momento, cioè dal 23 febbraio, non ha sospeso nessun servizio. Quindi siamo attivi con tutti i servizi esistenti sul territorio, con la mensa, con il centro di ascolto, con l'emporio della solidarietà e tutti gli altri progetti che abbiamo sono rimasti in piedi. Naturalmente sono cambiate le modalità con la quale avvengono questi servizi, però quello che è importante è che siamo riusciti a mantenere tutti in moto. Il momento non è semplice perché tanti servizi sono di altri enti, sono stati sospesi. Faccio un esempio: è stata sospesa la mensa dei frati di Montuzza, Ecco. è stata sospesa sono sospese le mense dei centri dei dipartimenti di salute mentale. Siamo aperti solo noi e quindi molte persone ovviamente hanno bisogno di. Che hanno bisogno di mangiare vengono da noi. Noi serviamo i pasti, li consegniamo alle persone e quindi non abbiamo il servizio di mensa dove possono stare, purtroppo perché le normative sono queste, però la nostra cucina non si è fermata e quindi lavoriamo in questo modo. E per il centro di ascolto prendiamo una persona alla volta, posso confermare che le presenze sono costanti. Durante i giorni di apertura è quindi un modo di essere presenti della nostra chiesa. Dobbiamo restare tutti in casa, voi vi occupate proprio di chi una casa non ce l'ha anche, no? E quindi sono sotto controllo queste persone, sono monitorate costantemente, c'è anche questa preoccupazione molto forte. Certo, e grazie di questa possibilità che mi dai. Innanzitutto le disposizioni per tutte le persone che sono nelle nostre case, quindi noi la Caritas ha diversi appartamenti in affitto e diverse case di accoglienza, le disposizioni sono quelle di rimanere in casa. Che cosa significa questo? Significa ad esempio che per quelle persone che venivano a mangiare alla mensa, essendo accolte ad esempio in altre strutture, ora ormai da diversi giorni, mi sembra da domenica addirittura, se non prima, consegniamo noi i pasti alle case, in modo Ecco, che non debbano uscire. muove.